momento. Sono di mio padre, ne ero sicura. Oh, com'è tardi. Grazie. Vieni. Ti lascio l'appartamento. Sistemati come meglio ti piace. Ah, e se hai fame, spizzica nel frigorifero. Ci vediamo al Dandy Bar. Ah, dimenticavo, non sai dov'è. Fatti portare da un taxi. Mi sembrava di sentire un rumore, ma pensavo di sbagliare. Non devi parlarmi così, mi scoraggi. D'altronde, se mi davi un po' più di responsabilità, prendevo gusto alla direzione della fabbrica. Ne sarei stato felice. È inquieto. Cattivo. Paura di errori? No, quelli potrei aggiustarli. E allora? Difficile a dirsi. Una certa inquietudine per la tua psiche. Quando gli uomini della tua generazione si mettono a parlare come quelli della mia, è divertente. Sto cercando Laurent. Da 5 giorni non si è visto in laboratorio. Ha dormito fuori. Ho saputo stamattina che era partito con te. L'ho perso lungo la strada. È grave? Strano. Non ti chiederò niente. So che tu non parlerai, ma lui è un gran chiacchierone. È un po' millantatore. E adesso dimmi, quando passiamo una serata insieme? In questo periodo credo sia molto difficile. Allora non insisto più. Prendiamo? Vedi... Bene. Quando hai un po' di tempo, da un'occhiata a quel progetto. E tu cosa vorresti? Qualcosa di originale, di giovane. Forse ho un'idea. Ti do carta bianca. Ti saluto, mia cara collaboratrice. Che stupido. E riguardo il budget? I limiti è ragionevole. 5 milioni? La metà. Ci rinuncio. 3/4. Che sprecone. Bene, non un soldo di più. Sei in gamba, papà. E grazie per i fiori. Sembra una buona soluzione. Osservate bene. Bene, Ariano, continui di questo passo.